Momo, la tua pizzeria. Ci avete creduto fino all'ultimo secondo, e in maniera indomita avete conquistato questa vittoria che vi regala 3 punti importantissimi, a maggior ragione perché arrivati così. Sì, lo sappiamo quanto sarà difficile questa partita perché Pisa è una squadra molto ben organizzata, molto ben allenata e che gioca un calcio molto aggressivo. Noi siamo stati bravi a stare dentro la partita perché sarà così fino alla fine, dobbiamo credere in quello che facciamo. Può essere il primo tempo, può essere 95, la partita dura 95esimo, quindi dobbiamo essere sempre dentro la partita, tenere la botta e prima o poi crediamo in quello che facciamo e che gol lo facciamo. È stato così oggi, bravi tutti. Ci spieghi cosa si prova in quel momento, girare la palla, metterla in porta e vedere uno stadio che praticamente crolla ai tuoi piedi? No, è una cosa speciale, segnale sempre qui a Scida sotto il curvo, no? Per me sono qua da 4 anni, quindi lo so quanto è speciale per me giocare in questo stadio, ma io mi metto poco tempo a pensare a quello, subito testa alla prossima partita perché l'obiettivo è 14 maggio, quindi non c'è poco da pensare. Tu ci pensi poco, però dobbiamo sottolineare che sei entrato nella storia di diritto, nella storia di questo club come attaccante, hai agganciato 2 calciatori che hanno segnato tanto in Serie B, sì, magari per te conta poco, però tu parli spesso del tuo attaccamento, del tuo amore verso questi colori e oggi entri ancora di più nella storia. Sì, abbiamo detto prima su questi numeri, mi fa piacere, ma forse alla fine 14 maggio quando siamo lì festeggiamo tutti insieme anche questi record, ma per adesso per me onestamente conta poco. Senti, hai segnato 13 gol, questo in una ipotetica classifica dove lo poni? No, non so, la cosa più importante oggi è questi 3 punti. Abbiamo agganciato anche Frosinone, quindi ogni settimana sarà così. Adesso andiamo a Venezia a cercare di portare a casa qualcosa di importante, quindi andremo avanti così. Senti, la partita non è stata facile, anzi addirittura è stata a un certo punto anche difficile e scorbutica. Non c'è partita facile in Serie B, adesso ancora sarà ancora più difficile perché stiamo arrivando in un momento decisivo, ogni squadra gioca qualcosa, quella che gioca per non retrocedere, quella che gioca per playoff, uno che va su, quindi sarà così fino alla fine. Secondo me Venezia sarà ancora più difficile di questa, sarà così, tutte queste 11 partite sarà difficile, ma noi dobbiamo stare sereni, crediamo in quello che facciamo e andiamo avanti sulla nostra strada, pensare solo a noi e alla fine vediamo. Simeon, cambia qualcosa giocare davanti a uno stadio vuoto, come è successo a Chiavari, sarà così anche a Venezia, porte chiuse, cosa cambia per voi calciatori? No, io onestamente mi spiace, la situazione è molto delicata, no? Ma siamo professionisti e non dobbiamo pensare a questo, è importante proteggere la gente, quindi dobbiamo rispettare anche questa, ma a me onestamente cambia poco, perché siamo calciatori, siamo professionisti, dobbiamo fare quel nostro lavoro, dobbiamo allenare e giocare, anche stadio pieno, vuoto, non interessa, è importante andare lì dentro, dare sempre il 100% e fare quello che dobbiamo fare. Ma ci pensa la Serie A sempre? Io sono arrivato qua in Serie A, quindi lo penso sempre e credo che possiamo raggiungere questo obiettivo. È per questo che stiamo lavorando, non possiamo nasconderci. Siamo una squadra ambiziosa e andremo avanti fino alla fine con questo sogno, perché abbiamo tutti questo sogno di tornare su e cercheremo di fare tutto il possibile per arrivare a 14 maggio in miglior modo. Ma diciamo, la partita dura 96 minuti. E quindi ogni secondo è importante, si può far gol anche all'ultimo secondo di partita, quindi questa è una filosofia importantissima che dobbiamo tenerci stretta anche per le prossime partite, perché si può vincere fino all'ultimo secondo. Siamo stati bravi, non abbiamo reagito magari a qualche polemica in campo, hanno un po' incattivito la partita, siamo stati bravi a rimanere concentrati e a fare quello che sappiamo fare. E alla fine siamo stati premiati. A proposito di questo ti chiedo, c'è stata un po' di maretta a fine gara tra voi calciatori? No, in realtà noi no, loro credo si siano arrabbiati con l'arbitro, se non lo so, ma noi pensavamo a festeggiare. Conta poco, è chiaro che un calciatore vorrebbe sempre giocare dall'inizio, magari anche tutta la partita, però quanto è importante il tuo apporto a gara in corso? L'abbiamo visto più volte, riesci veramente a cambiare le gare? Ma allora, noi siamo tutti giocatori del Crotone,
l'allenatore decide chi entra in campo, noi dobbiamo giustamente magari arrabbiarci in settimana perché tutti vogliamo giocare, ma deve essere così perché ci teniamo al nostro lavoro. Però allo stesso tempo poi bisogna farsi trovare pronti quando l'allenatore chiama, perché è troppo importante, è importante e rispettoso sia noi stessi che nei compagni, perché ci stiamo giocando una fetta della nostra carriera, della nostra vita, stiamo giocando per il Crotone e sappiamo che abbiamo una grande occasione e per il rispetto di tutti dobbiamo sempre farci trovare pronti. Oggi sono contento di aver contribuito a questa vittoria, ma ripeto, adesso ci saranno tante altre partite, siamo tutti bravi, dobbiamo farci trovare pronti tutti perché prima o poi l'occasione arriva per tutti. L'ultima, lo schema provato o riprovato ormai in allenamento, Mustacchio sul secondo palo per Simi, se l'aspetta lì ormai Nuanco? No, diciamo che adesso c'è feeling con gli attaccanti, adesso Simo ha imparato in base alle posizioni in cui sono del campo, come cross, dove cross, quindi ci conosciamo e in quell'occasione lì sapevo che Simo si sarebbe smarcato sul secondo palo e quindi ho fatto quello che insomma proviamo sempre.